Cari amici, buon pomeriggio. Oggi mi vedrete in una veste quantomeno insolita. Delle biglie, una stecca da biliardo, una sala splendida. Infatti, mi trovo presso una delle più prestigiose sale di biliardo, il Pala Biliardo di Sanfiori in provincia di Treviso. E sono in compagnia di un altro musicista, il maestro Francesco Bencivenga, che conosco da diversi decenni, che ho avuto il Eh sì. piacere di seguire in molte sue esibizioni strumentali in chiave di pianista, ovviamente. E vi chiederete cosa c'entrano dei musicisti con il biliardo? Beh, a dire il vero, Francesco, io da quanto so, alcuni illustri nomi, basterebbe citare ad esempio Verdi oppure Mozart, si sono dedicati a questa splendida, diciamo, disciplina, magari forse in chiave solamente amatoriale o per passatempo, invece ora è diventata anche a livello agonistico e sportivo di una certa importanza. Fatto sta che nell'ultimo mondiale, ad esempio, avevamo sul podio tre italiani. Però volevo chiederti, Francesco, visto che io ho conosciuto nel mio girovagare per varie sale, vista questa passione, diversi musicisti, pianisti e anche organisti. Come ti è nata questa passione? Cosa c'è in comune con la musica, se così possiamo dire? Ci sono moltissime, intanto buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Ci sono moltissime cose in comune, soprattutto c'è il modo di ragionare. Il modo di ragionare tra il musicista e il giocatore di biliardo è molto simile, ha molte cose in comune. Del resto, se ci pensiamo, lo diceva anche Einstein. Einstein ha detto che il giocatore di biliardo è un insieme, è una mente che gioca sull'anticipazione e quindi anche questo è un argomento che riguarda il musicista. Il musicista deve sempre anticipare nella testa quello che sta per arrivare, e soprattutto se uno fa anche il direttore d'orchestra, quindi deve avere sempre in testa quello che c'è nella battuta dopo, nel periodo dopo. In sostanza, Einstein diceva appunto che questa arte dell'anticipazione deve avere la strategia mentale, intellettuale, di pensiero del giocatore di scacchi e il tocco magico del pianista da concerto. Quindi queste sono due argomentazioni che fanno pensare alle tantissime similitudini, tantissime cose in comune che ci sono tra il biliardo e il musicista. Beh, fatto sta che, guarda, io quando sento il rumore, noi diciamo rumore, però è un suono che si genera quando si colpisce una biglia oppure quando cadono i birilli, cioè, ha sempre genera in me sempre un certo fascino. E poi so che ti è nata anche di recente diciamo, un approfondimento per quanto riguarda proprio costruzione anche Quella è dei disegni. curiosità, è nata proprio come una curiosità perché ho cominciato a guardare queste stecche, ho cominciato a cercare di capire come erano fatte, ho cercato di studiare molte cose che riguardano anche la fisica del biliardo, perché nel biliardo ce n'è tantissima. Quindi studiando queste cose da grandissimi esperti americani, da varie università americane, si vengono a scoprire molte cose ed è divertente, interessante, affascinante poterle poi vedere messe in pratica costruendo direttamente i propri attrezzi. Una cosa molto molto interessante. Beh, adesso abbiamo, diciamo, concluso il nostro, diciamo, la nostra visita a questa sala prestigiosa e, diciamo, per lasciare un ricordo al titolare, al Certamente. signor Roberto Nurcato, lascerò una mia registrazione in CD. Beh, cosa dici, Francesco? Ci facciamo anche una partitina? Ci facciamo una Cioè, partitina. una partitina. Un saluto a tutti quanti. Buona giornata.